è una delle realtà in assoluto dove c'è l'acqua più pulita e potabile forse di tutto il centro-sud, l'acqua del Biferno che è risaputo, ci sono un dato documentale molto forte, sul verde idem. E questo ormai è una cosa che sanno tutti, in questa città metà della popolazione, la parte alta, c'è un'acqua buonissima, nella parte bassa invece l'acqua è un'acqua scadente. L'unico che non lo sa è il consigliere Francesco De Pierro, che ancora si dichiara capogruppo del PD ma invece sostiene Mastella, il quale in una recente dichiarazione fatta in televisione ha sostenuto che tutta la città di Benevento ha acqua buonissima del Biferno. È la dimostrazione che certi amministratori comunali, oltre che a pensare a se stessi, non si sono mai occupati dei problemi della città. Siamo a Contrada Pezzapiana, esattamente su via Mura della Caccia, di fronte praticamente alla stazione ferroviaria. I binari sono proprio al confine. Questa è la centrale di sollevamento dell'acquedotto comunale. Pinge l'acqua di due pozzi, uno è questo alle mie spalle, l'altro è poco lontano. Questa è l'acqua dove c'è dentro il tetracloretileno, trovato 15 anni fa, ma nessuno ne ha mai parlato. Solo l'associazione Alta Benevento nel 2018 a dicembre denunciò la presenza del pericoloso inquinante. All'inizio ci dissero come al solito che era una fantasia, Mastella ci ha anche querelato come al solito, poi abbiamo avuto ragione. I risultati hanno accertato che il tetracloretileno, che è un pericoloso inquinante, c'è. Hanno dovuto chiudere il pozzo di Campo Mazzoni, che fino a pochi mesi fa portava acqua a Rione Libertà, l'altro pozzo sempre di Campo Mazzoni era già stato chiuso tempo prima. L'acqua di questi pozzi con il tetracloretilene mischiata con acqua buona del Biferno, ma in minima quantità, viene ancora servita agli abitanti, alle attività commerciali, agli utenti della zona Rione Ferrovia, Rione Libertà e la parte bassa del centro storico, cioè metà della città. L'altra metà invece è servita con acqua buonissima del Biferno. L'acqua del Biferno non ha tetracloretilene, è un'acqua di sorgente che arriva dal Molise e c'ha 2 mg litro di nitrati. Quest'acqua c'ha il tetracloretilene e c'ha 40 mg litri di nitrati, cioè siamo proprio verso il limite. Un po' di anni fa, 25 anni fa per l'esattezza, altri due bellissimi pozzi, quelli di Pantano, che vediamo in questa immagine, furono chiusi perché i nitrati avevano superato il livello di guardia. Si tratta però di opere che ancora esistono, c'è ancora acqua e potrebbe essere utilizzata per altri scopi, per esempio per irrigazione oppure per fare nella zona di Pantane un grande parco agricolo. Per ciò che riguarda l'acqua servita ai quartieri, noi abbiamo insistito perché tutta la città si è servita d'acqua del Biferno. Non è possibile nel terzo millennio che una parte della popolazione, una città civile, debba ancora utilizzare acqua dei pozzi, tratta, pescata, diciamo, sotto la città, con tutto quello che significa sotto una città come questa, dove non ci sono i depuratori, con discariche abusive dappertutto, potete immaginare com'è l'acqua di questi pozzi. Già il piano d'ambito prevedeva, 2003, quindi diversi anni fa, che questi pozzi, tutti i pozzi della città di Benevento, dovessero essere chiusi e a tutta la popolazione bisogna servire l'acqua delle sorgenti. Noi insistiamo perché l'acqua del Biferno sia portata a Benevento, a tutta la città. Ci hanno detto 2 anni fa, ci hanno dato per pazzi, ci hanno detto che non era possibile, che più di 140 litri al secondo non ne poteva dare la Regione Campania, noi abbiamo detto no, si può, adesso siamo arrivati a 220 litri. E si può fare di più, si può fare di meglio, si possono ancora fare impianti, opere lungo il percorso che dalla zona del Telesino porta l'acqua del Biferno a Benevento per aumentare la portata. È un'avvertenza che si poteva fare e si può ancora fare
l'acqua a Bono del Piferno a tutta la città. Questa amministrazione comunale è stata costretta a riconoscere che il tetracolo di Tirene c'è. Loro ritengono che si possa risolvere filtri al carbone attivo, come hanno annunciato. Intanto sono opere che loro vogliono fare solamente perché noi abbiamo fatto pressione, così come l'acqua miscelata grazie ad Altra Benevento, così come il collegamento per una parte adesso della contrada Persapiana all'acqua buona del Piferno grazie ad Altra Benevento. Noi abbiamo indicato addirittura alla GESESA, agli amministratori, con un'apposita planimetria, qual è la rete idrica e dove si poteva fare l'allaccio. È stato fatto, ma non è sufficiente. Acqua buona del Piferno per tutta la città. Non è possibile che ci siano due categorie di cittadini: la parte alta della città servita da acqua buonissima e la parte bassa della città servita invece da acqua che non è di buona qualità, addirittura qualche volta non è neppure potabile, come è successo per i pozzi di Campo Mazzoni. L'inquinamento da tetracloretileno non si sa da dove arriva, può essere improvviso come è successo a Campo Mazzoni, può succedere la stessa cosa qua, e quindi questi sono dei pozzi a rischio, vanno chiusi.